molto protettiva, è una scarpa molto lenta, è una scarpa che serve solamente per fare i lenti ed è molto protettiva. L'ho detto 56 volte perché è una scarpa lenta e protettiva. L'ho diventato davvero grosso. Andrea, una delle classifiche che non abbiamo ancora fatto, tra l'altro il coniglio si sta divertendo a correre nella neve, una delle classifiche che non abbiamo ancora fatto è legata alle 5 migliori scarpe. In questo caso ne facciamo soltanto 5, per coloro i quali pesano più di 75 kg. Secondo te, Andrea, quali caratteristiche queste scarpe devono avere? Max, sono davvero distratto dal coniglio che sto facendo, dico le robe pazze. No, allora aspetta, intanto ne ho volute fare 5 io e te ne volevi fare 10. Adesso vediamo il pubblico di YouTube cosa dice, se va bene o no. Più che altro mi sembrava un po' troppo dispersiva. E ero troppo distratto dal coniglio, non mi son perso la domanda che mi avevi Adesso fatto. secondo me il coniglio si è pure messo nel video. Quali sono le caratteristiche delle scarpe per chi pesa sopra i 75 kg? Assolutamente la protezione, cioè a me quando mi chiedono ma una scarpa veloce per fare i lenti, no, cioè, assolutamente devi essere una scarpa che non deve cioè, è impazzito oggi, deve essere una scarpa che non so come dire, ti deve far correre naturalmente, naturale. Oggi ho riprovato le Nimbus 2000, le Nimbus 21 perché avevo il modello Winterized, mi pare che si chiamasse, e ho fatto abbastanza fatica a correrci. Ecco, quella cosa lì no, cioè, deve essere una scarpa che ti lascia correre normalmente, senza forzarti né a correre gli avampiedi né a tallonare, diciamo. Chiaramente ho messo la felpa New Balance, ma nelle prime 5 purtroppo quest'anno New Balance non c'è. Sì, perché New Balance aveva 880 e 1080, non l'ho nascosto bene nel video, ma anzi, cioè, si sono accorti tutti che non mi hanno fatto impazzire le 1080. Le 880 fondamentalmente ormai sono fuori dal mercato delle scarpe da lento, non le vedo praticamente più ai piedi di nessuno, quasi, diciamo, quasi è diventata una scarpa entry level. Tra l'altro c'è stata una scossa di terremoto e noi la scossa l'abbiamo provata perché il coniglio ha spostato il cavalletto, però Andrea, al quinto posto abbiamo messo le Brooks Glycerin 19, sia nel modello normale che in quello GTS. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ma la Glycerin è una scarpa che tanti amatori usano, molto protettiva, è una scarpa molto lenta, è una scarpa che serve solamente per fare i lenti ed è molto protettiva. L'ho detto 56 volte perché è una scarpa lenta e protettiva. A livello di appoggio di tallone, però, la sensazione è che sia molto, molto ammortizzata. Sì, è una scarpa per tallonatori, quindi per amatori, ripeto, che pesano abbastanza, da qui l'abbiamo messa nella classifica di chi pesa sopra i 75-80 kg e che non hanno una meccanica di corsa di avampiede. A livello invece di battistrada, secondo me è adatta per chi corre in inverno, anche perché comunque ha davvero una suola che consente di cambiare abbastanza facilmente direzione. Sono più che d'accordo e poi oltre che la direzione che vabbè sopra i 5 km non diventa una roba così impegnativa, è comunque una scarpa da utilizzare nel fuoristrada e se c'è un pochino di nevischio per terra si può usare tranquillamente. Invece perché non abbiamo messo le Ghost 14 rispetto alle Glycerin? Qua stiamo parlando di atleti sopra i 75-80 kg, indi per cui le Ghost le sconsiglierei. Perché sono scarpe per questa categoria le avrei utilizzate per fare i lavori al meglio, diciamo. Forse entreranno nella classifica degli atleti sotto i 75 kg. Invece al quarto posto, Andrea, abbiamo inserito in casa Mizuno le Sky 5, scarpe che ora hanno un'intersuola Energy molto più morbida rispetto ai modelli precedenti. Cosa ne pensi e a chi le suggerisci? Allora, intanto sto pensando che forse dopo le vacanze di Natale potrei provare io a stare sopra i 75 kg per testarle al meglio. Perché adesso mi stai facendo pensare di questa mescola un po' più morbida, che per me è una salvezza, perché cioè, quando sono dure,
per noi diventano ostiche come scarpe, abbastanza scomode, però immagino che sopra i 75-80 kg invece diventino, si ammorbidiscano tra virgolette un pochino di più, o meglio quella durezza non viene percepita come da noi. Abbiamo detto che comunque questa scarpa nella recensione completa potrebbe essere utilizzata anche da chi le volesse spingere un po' più forte, magari a 4,30. Cosa ne dici? Che sensazione hai avuto quando l'hai utilizzata? A pensare un attimino alla classifica, non è l'unica scarpa che forse riesce ad andare un pochino più svelta se la voglio spingere. Al contrario delle Glycerin, che è una scarpa davvero da solo lento, questa scarpa qua invece si riesce a spingere di più. Invece al terzo posto, Andrea, abbiamo inserito in casa Nike le Invincible Run. E cosa racconti? Cosa ci racconti di questa scarpa? Tra l'altro ne ho visti 4-5 modelli, colori diversi a Dubai, al Dubai Mall. Incredibile che avessero questa scarpa che invece di solito non si trova nei negozi. L'abbiamo messa sopra i 75-80 kg perché comunque è una scarpa nata per gli oversize in casa Nike. L'abbiamo messa al terzo posto, non al primo, perché comunque in tanti si sono lamentati di un po' di cedevolezza all'interno, però secondo me è scarpa davvero super per tutti, e questa qua per un atleta sopra i 75 potrebbe essere una scarpa all around, perché comunque se si vuole spingere si spinge. La consiglieresti anche per correre una maratona? Adesso non so, non l'ho vista ai piedi di chi correva a Reggio Emilia, però sono curioso della tua opinione. Eri troppo davanti per vedere, ma sì. La consiglierei anche per correre una maratona, assolutamente, anche se cede un pochino, se dovesse cedere un pochino è solamente per la gara, quindi l'azzarderei. Sappiamo, Andrea, che non abbiamo testato il secondo modello delle Infinity Run 2, quindi, ma nel caso in cui la persona avesse problemi di pronazione, suggeriresti di utilizzare le Infinity Run 2 al posto delle Invincible? Sì, se cedo abbastanza, secondo me sì, ha senso prendere le Infinity Run. Anche se sono pronatore, né una né l'altra vanno così tanto bene, però vabbè, piuttosto che io le mie piuttosto. Al secondo posto della nostra classifica abbiamo messo le Bondi in casa Hoka. Cosa ne dici? Il problema di prima che ho detto, le Bondi su di me, cioè, sono delle ottime scarpe da passeggio, per correre sono molto molto dure. Ovvio che sopra gli 80 kg secondo me non sono così tanto dure, ma sono meno dure e sono super protettive. Questa tipologia di scarpa con un'intersuola un po' meno morbida consente però una maggiore stabilità. Sì sì, assolutamente, sono super stabili, sono super protettive. Sicuramente su di me sono un po' troppo dure rispetto tipo alle Clifton, per dire, che invece sono risultate stramorbide e comode. Beh, dopo che ti mangerai 15 panettoni, che tra l'altro non so se quest'anno li farai, probabilmente raggiungerai 75 kg e quindi apprezzerai al meglio questa scarpa. Se ne mangio 15 da un chilo arrivo a 81 kg però. Perché invece secondo te non abbiamo incluso al posto delle Bondi le Bondi X, che sono sicuramente più morbide e che al tempo stesso con la piastra in carbonio danno comunque una stabilità discreta? Non le avrei messe nelle scarpe da lento, le avrei messe nelle scarpe da gara o da allenamento spinto. Tra l'altro ci hanno detto che non abbiamo ancora fatto la recensione completa, ma che comunque faremo nei prossimi giorni. Sì sì, non abbiamo fretta noi, però magari giovedì prossimo. Però senza ombra di dubbio al primo posto abbiamo inserito in casa ASICS le famose Nimbus 23. Tra l'altro pensavo che a Dubai ci fossero già le Nimbus 24, che solitamente escono il primo di dicembre, ma invece contrariamente alle mie aspettative non ci sono ancora per i problemi di consegna di queste scarpe dall'Asia. Cioè, non so che cosa gli hai fatto quel coniglio lì oggi, è davvero impazzito. Sì, no, beh, le Nimbus è una scarpa diciamo un po' per tutti comunque, perché l'avevo provata anche io per farci lenti. Ripeto, un po' scarpa da tallonatore che non fa correre di avampiede, però una mescola non troppo morbida e abbastanza veloce, quindi volendo si potrebbe utilizzare per delle corse anche un pochino più spinte, contando che è tra le scarpe con la massima ammortizzazione, quindi adattissime a chi pesa abbastanza e corre relativamente lento,
e poi soprattutto se le voglio spingere un attimino di più per fare dei lavori più brillanti lo posso fare. Però secondo me sono anche quelle più durevoli perché dovrebbero praticamente raggiungere sicuramente gli 800 km, ma forse anche i 1000, vabbè, poi è chiaro che se la persona magari pesa 100 kg, questi 1000 km la scarpa non li raggiunge. Sì, è vero, sono d'accordo, in effetti dura abbastanza, scarpa molto classica, forse però anche la Glycerin la vedo abbastanza duratura, e ti dirò che la Bondi rispetto alla Clifton anche lei mi sembra più duratura. Poi ovvio dipende sempre dal peso del podista, in effetti 100 kg starei attento all'utilizzo della scarpa perché la schiuma comunque la schiaccia abbastanza, in generale si consuma di più. Ultima domanda, ho visto che nei giorni scorsi ci hanno messo un commento sulla possibilità di effettuare la stessa classifica per coloro i quali sono pronatori quando faremo questa classifica, e soprattutto pensi che ci sia una correlazione tra peso del podista amatore e pronazione, e cosa ne dici? Assolutamente sì, credo che ci sia una correlazione molto forte, anzi ti dirò di più, ho visto dei bambini sovrappeso che hanno già un alto grado di pronazione ed è difficile invece riscontrarlo in atleti magri e in bambini magri. Invece la classifica la faremo, non lo so, forse giovedì prossimo che ci becchiamo, qualche idea ce l'abbiamo già in testa, qualcosa abbiamo già provato e quindi si può fare. Non so se hai visto su Runscribe, ci sono proprio delle statistiche interessanti, metto sopra un grafico per spiegare la correlazione, però sono curioso di vederti giovedì per la classifica delle scarpe che suggerisci per i pronatori. L'ultima cosa che ti chiedo, tra queste 5 quale metteresti al primo posto nel caso in cui la persona fosse un forte pronatore? L'ASICS Nimbus, perché ha una specie di insertino antipronazione anche lei, molto lieve, nella zona mediale del piede, quindi aiuta abbastanza la pronazione. Va bene, grazie Andrea, andiamo a berci un coffee, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Il caffè adesso è super ben accetto, anzi Max, stanno arrivando meno coffee del solito, vero? Sbaglio? Ne sono arrivati comunque qualcuno e comunque continuano ad arrivare, grazie ancora, e speriamo di crescere sul canale perché comunque le nostre recensioni sono particolarmente apprezzate da tutti coloro i quali poi devono scegliere una scarpa per il prossimo anno. È vero, in effetti non vi ringraziamo quasi, cioè no, vi ringraziamo ma non sempre per i caffè, oggi colgo l'occasione per farlo.